Gianni, bentornati sul mio canale. Oggi è finalmente, ma insomma, un po' di tristezza, insomma, perché è stata una bella storia. Siamo alla missione finale di Call of Duty Advanced Warfare. E la iniziamo con un lutto. Cormac ci lascerà. Ci siamo quasi. Ci siamo quasi. Ci siamo quasi. Non manca molto. Non fermarti. Non. Rai. Cormac. Cormac ci ha lasciato. Adesso la facciamo finita. Solo noi possiamo impedire a Iros di lasciare Mantico. Siamo in tre. Contro un esercito. È un suicidio. Hai ragione. Ma è quello che avrebbe fatto lui. Ok. Hai qualche idea? Soltanto una. Eccoci qua, l'ultima missione, così si chiude la serie. New Baghdad. Solo Gideon poteva pensare a un piano del genere. Un attacco frontale alla fortezza di Irons con due mech che avevamo trovato alla base. Una volta arrivati... È qui che parte il lancio della distruzione di massa. Dovremmo fermarlo. Siamo, come nella missione prima, degli AST blindati. Siamo quasi morti, siamo degli AST, ragazzi. Perfetto. Acque libere, pronti al lancio. Ci siamo, scansare. E sganciamoci. Abbiamo l'ossigeno, quindi il rischio di annegamento non c'è. Siamo molto pesanti, quindi ci si muove male in acqua. Lo vedremo anche. Qua si può cominciare a correre. Quel joystick che trema a mille. Gideon, rileviamo picchi termici nel centro di comando. Il lancio è imminente. Ce la faremo. Come? E quindi se c'è seguirlo, presumo bisogna andare qua sotto, no? Esatto. Su.
tempo. La piattaforma di lancio è lì vicino. Allarme sicurezza. A tutte le unità. Convergere al settore 4. Sciamme missili pronto. Siamo rimessi. Arma principale pronta. Personale non autorizzato nel settore 4. Ripeto, intrusi nel settore 4. Meno male c'è il missile. Sciamme missili pronto. Allarme sicurezza a tutte le unità. Sciamme missili pronto. Milona, il missile è schermato. Serve un altro accesso. Scendete, dovrete usare i cosa vuoi? Sono svelato. Intrusi nel settore 4. Sciamme missili pronto. Ma è stato scaramentato via, ragazzi. Sciamme missili pronto. Scusami, Giulio. Ricarica Shammy. Shammy, sei pronto? E anche ci ho usato. L'hanno per lanciarlo. Via, via! Shammy, sei pronto? Shammy, sei pronto? Siamo di qua ancora senza protezione a braccio, ne è stata riparata perché ci siamo subito mossi dalla prigione a qui, capito? Ricarica Shammy missile pronto. Razzo pronto. Caricamento in corso. Shammy missile pronto. Va verso il lancio. Ecco il portello. Mitchell qui. Ecco qua, il pistone è venuto via.
Adesso tutti giù. Per provare a fermare il lancio. Così rallentato la caduta. Ragazzi, ci va a fermare il lancio. Guardate là che roba! Non fermarti! Scusate. Spara tutto quello che hai! Il lancio è stato fermato. Il mondo non verrà distrutto davanti con ragazzi. Ma la parte bella deve ancora venire. Forse la conoscete già. Ma a me questa parte qua mi emoziona tantissimo. Abbiamo fermato il lancio. Resisti, adesso ti tiro fuori da lì. Sentinel 2-1, le difese della città stanno cedendo. Truppe Atlas in rotta. Inviamo mezzi automatizzati ad assistervi. Ricevuto, Kingpin. Il lancio è stato fermato. Ripeto, il lancio fermato. Ricevuto? Kingpin, rispondi! Elona, mi ricevi? Cazzo, siamo tagliati fuori. Muoviamoci, colpiranno l'edificio a momenti. Ti metto giù. Prova a camminare, Mitchell. Serve un po' di luce. Eccoci qua. Faccia a faccia con Irons. Non fare un cazzo di movimento. Lo stesso vale per voi. Ha violato gli Exo! Sono a secco! Vi affidate troppo a quella roba. La città è nostra, è finita! La mia opera non finirà con me. È più grande di me, e di certo più grande di voi. Mi credete un mostro? Solamente perché non avete il fegato di fare ciò che è necessario. Necessario? Attaccare l'America, scatenare Manticore e uccidere migliaia di persone innocenti? Sto salvando il mondo da se stesso. Quando nessuno si opporrà più ad Atlas, non ci saranno più guerre. Erano necessari alcuni sacrifici. Sei certo il primo bastardo che accampa queste scuse. Abbiamo fermato il lancio. Non lo sanno, ti faranno cadere addosso la struttura! Potevo ucciderti al campo. Potrei ucciderti ora. Ma non lo farò. Non sono un mostro. Mitchell, prova a uscire dall'Exo. C'erano bloccato gli Exo come appunto accennato prima. E quindi ora dobbiamo liberarci. Ora il mio! Non funziona.
Non c'è tempo. Non deve andare via. O sarà stato tutto inutile. Vai. Ora! Iros non deve fuggire! Sento Kitchen! Non fermarti! Eccoci qua, lo stiamo chiappando, ragazzi, stiamo chiappando. Finito di sotto. Abbiamo rubato il coltello. Ed eccolo qua, è rotto sul bordo. Vincenzo, sono dieci. Non ho intenzione di mollare, quindi vedi di tirarmi su. Vincenzo, hai due alternative. O mi tiri su, o questo posto crolla seppellendoci tutti. Mitchell! Che cosa fai? Che cosa fai? Mitchell! Ti ho dato quel braccio! Mitchell! Ti ho dato una seconda occasione! E allora? Addio braccio, addio Call of Duty, addio Irons, addio coltello anche. Forse ci sono, ci sono! Non poteva finire in altro modo per lui. Siamo venuti al mondo con gli occhi chiusi. E molti di noi scelgono di vivere senza mai aprirli. Irons aveva scelto di farlo. Vedendo le ingiustizie del mondo, credeva di poterle risolvere. Se aveva la soluzione, l'aveva portata con sé nella tomba. E siamo andati con gli occhi chiusi. È la frase con cui inizia la serie. E che la conclude, ragazzi. Siamo ai titoli di coda con Call of Duty Advanced Warfare. Io vi ringrazio a tutti. Ecco qua tutti gli autori, veramente tanti 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 tanti, Mi ricordo la missione 1, quando a Seul con i Marines è morto il figlio di Irons. Poi al funerale abbiamo conosciuto suo padre, questo Jonathan Irons, questo pazzo che ci ha dato una seconda opportunità arruolandoci nell'Atlas. Poi le due o tre missioni contro i terroristi, il KV ha ucciso e poi abbiamo scoperto che distruggeva il mondo, quindi siamo scappati. E ci ha salvato Cormac, che da Marines ha fondato i Sentinel dopo gli attacchi terroristici della missione 4. Lì abbiamo scoperto Mantico, abbiamo rubato il campione, abbiamo fatto una rincorsa a Irons che non finiva più. Abbiamo avuto la possibilità di ucciderlo e l'ho avuto la possibilità di ucciderci noi. Ma alla fine l'abbiamo avuta vinta. L'ho avuta vinta anch'io, insomma, sono riuscito a portare al termine una serie che veramente grandiosa e che comunque non è, come dire, non è fatta di missioni corte, quindi anche per caricare un episodio mi ci volevano anche 10-15 ore e questa è l'ultima volta che lo farò riguardo a questo gioco. Poi ovvio, la mia carriera di youtuber è appena iniziata, il gioco è appena finito, finalmente è la prima serie che riesco a finire, una serie quindi abbastanza corta. Adesso non i titoli di coda probabilmente li state anche saltando. Ringrazio comunque perché avete ascoltato questa mia predica. La mia è durata 20 minuti comunque, l'ultima. Ora non so se prenderò Advanced Infinite Warfare, non lo so, ho altri progetti in mente.
tipo GTA 5, tipo aspettare World War 2, tipo aspettare Far Cry 5 ed aspettare Red Dead Redemption 2, quello veramente sarà epico. Io vi ringrazio tantissimo ragazzi di aver preso visione sia a questa missione qui che alla serie comunque e anche per altri video. Saltiamo dietro di coda, io vi ringrazio, siamo tornati alla home, qui riassumo un po' cosa abbiamo visto durante la storia, ecco, premo X, si va al menu principale, vi ringrazio, lasciate un like, iscrivetevi, che per me è molto importante, come indicato qua sotto, questo lo ripeto, ma tutte le missioni, vi ringrazio, ciao a tutti da Sergio Adriano.